È un progetto meraviglioso, commovente, è un movimento d'opinione, un movimento nazionale, non è più un censimento. Io tante volte giro per l'Italia e mi dicono, sa, questo è un luogo del cuore, ma io sono presidente del FAI, come? Perché il luogo del cuore è diventato in generale un brand dell'Italia. Ecco, questo a testimoniare che razza di amore c'è fra gli italiani e il proprio paese. E questo censimento continua a raccontarlo. A me questa storia di questa chiesetta che era destinata di Gallipoli, che era destinata a sparire, che continuava a crollare, che nessuno se la filava, che era un'ultima, proprio l'ultima nella lista dei monumenti italiani, che è diventata prima grazie a 52.000 persone e sarà restaurata, e racconterà la storia di San Pietro che arriva in Italia dalla Samaria, è una storia pazzesca, questi quattro sassi che raccontano una storia gigantesca, ma pensate che sorpresa, pensate che gioia per questa chiesetta che da ultima è diventata prima. Decine di migliaia di studenti che hanno raccolto i voti in tutta Italia, perché l'amore per il proprio campanile è un amore che è irrazionale. Chiunque dice che la propria chiesa è la più bella, la propria chiesa per intendere il proprio campanile è la più bella del mondo, quando la chiesa ha bisogno, quando un monumento ha bisogno, quando una spiaggia, un bosco, una fontana hanno bisogno, se si votano, il voto vale, bisogna votare, i voti dei luoghi del cuore si tramutano in restauri e quindi in futuro per i monumenti. Votare non è un dovere di tutti, ricordiamocelo quando si va alle elezioni, troppi hanno disertato le ultime elezioni, però per fortuna i luoghi del cuore hanno tirato su 1,5 milioni di voti e l'Italia diventerà sempre più bella.